9, il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera looping d'ingresso salgono su in configurazione a triangolone fino a 1500 metri sul mare di Jesolo, la nostra d'ingresso del nostro programma acrobatico, la prima e unica manovra del Silesi. Numero 10. Andiamo su dalla voce del capoformazione diamante, punta dritto verso il cielo per la prima spettacolare apertura. Alla nostra destra allora prepariamo le fotocamere, non perdiamoci il primo spettacolare incrocio. Secondo fanalino, poi il numero 9, il capitano Federico De Cecco, davanti apre. La nostra sinistra è l'alternanza solista, formazione principale, ciò che conferisce ritmo e calzante alle esibizioni delle frecce tricolori. 9 a sinistra, 1 in arrivo da destra, fumo bianco, volo, rovescio, 650 km orari con noi, 100 orari. Ancora una volta, volo rovescio ci sta dimostrando le caratteristiche tecniche di questo addestratore biposto in grado di sostenere il volo a testa in giù fino a circa 25 secondi consecutivi. Cloche tutta avanti in questa salita, data la voce del maggiore Vitt. Il verde, il bianco e il rosso della manovra del ventaglio e poi la separazione della polvere. Questa manovra dal basso verso l'alto accompagnata, come da tradizione, dalle note del Conte. Partirò! Fattore di carico del suo repertorio, circa 550 km orari intorno, fumo bianco e Schneider, positiva, in questo momento a bordo del nostro MD339 tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso, 360 gradi di virata a coltello, disegnando questo cerchio perfetto sul mare di Jesolo, poi inverso, spinge in avanti la corda in questo negativo, meno che G per me, differenza e valore assoluto con la manovra precedente di circa 10 G. Ogni 10 che si arrampica la ping a calice per poi puntare decisamente verso il basso e chiudere questa manovra e configurazione a calice, un calice, l'eleganza e la maestosità del cigno, delle frecce tricolori, la potenza della virata. Schneider, negativa di poli numero 10, cloche a destra e poi a spingere tutto avanti in questa virata Schneider negativa. Siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva letteralmente spinto fuori dall'abitacolo del velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. In fronte per i 5 velivoli della linea davanti, quindi uno di fianco all'altro, la stessa cosa per 6, poni 6, poni 7, poni 8 a chiudere, poni numero 9, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale sale con il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera. Al top sarà una trasformazione a rombo ed dal basso poi il numero 10 cavalcando il tricolore verso l'alto si inserirà nella spettacolare apertura dell'Arizona. Campo formido, ma noi non lasciamoci distrarre, questo l'abbraccio che le frecce tricolori vogliono dedicare al lungomare di Jesolo. 3, 2, 1, foto! Del nostro 55esimo anniversario, signore e signori, oggi per Jesolo la grande, grande emozione della scintilla tricolore. Il nostro
Monza, MV 339 della pattuglia cromatica nazionale tra i pochi. Al mondo, in grado di eseguire la prossima manovra del solista ancora una volta, che saranno due rotazioni, due affidamenti e poi silenzio. Ancora una volta sospeso nel cielo, ancora una volta lasciandosi poi cadere all'interno dei suoi fumi, è arrivato il momento di presentarvelo, il numero 10 della pattuglia acrobatica nazionale. Facciamo un grande applauso al nostro solista alla prima stagione, il maggiore Massimiliano Salvatore. Rotazione di prendere le posizioni, poi via i fumi e su a piramidone. Piramidone in questo momento a 1500 metri nella fase rovescia. Il solista in arrivo dalla nostra destra si inserirà nella spettacolare apertura della bomba. Alla rovescia del capoformazione su aggregare display per lo spettacolare incrocio della bomba. Sa minima in volo tra un MB 339 e l'altro. Allora preparate le fotocamere e non perdete l'occasione di scattare una foto al ventre tricolore del nostro macchino durante questa virata Snyder a bassa velocità con gli aerofreni estratti. Di distanza in volo per il volo condotto, ma sta tornando di nuovo. Poi il numero 10 ci punta con il suo faro bianco e ci presenterà la manovra forse più celebre del suo repertorio, sintesi di capacità tecniche tramandate. Il più attenzione di solista che si arrampica alla nostra destra lasciando dietro di sé la sinusoide di fumo bianco della sua manovra sinusoide.